Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un vlog che voglio fare perché ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e vorrei tirare un pochino le somme, insomma, e dirvi quelli che sono i miei progetti futuri. Ultimamente non mi vedete molto in live perché mi sto concentrando a fare soprattutto video per YouTube, video in non live, quindi sto registrando diversi giochi e alcuni giochi necessitano anche di un approfondimento prima di essere registrati, quindi questo mi sta portando via un po' di tempo. Tra l'altro mi sto portando avanti in modo da avere video fino alla fine di dicembre, quindi fino alla fine dell'anno, in particolare per due motivi. Il lavoro, quello vero, che non è YouTube, mi porterà via parecchio tempo fuori casa, soprattutto a dicembre, perché sono a contatto col pubblico comunque tra regali di Natale che la gente deve fare, avrò il pienone e quindi avrò poco tempo. E soprattutto per, a parte il lavoro, avere un po' di tempo libero per poter riflettere su come proseguire questo progetto del canale. Arrivo ogni anno sempre con questa indecisione se portarlo avanti, come portarlo avanti, se mi sta dando le soddisfazioni che cerco, insomma. Le soddisfazioni sono alterne perché comunque ci sono sempre tanti bei commenti da parte vostra, anche quando ho fatto le live c'è sempre parecchia partecipazione, quindi da questo punto di vista le soddisfazioni ci sono. Tuttavia voglio affrontare un tema che mi sta a cuore, non voglio passare per quello, diciamo, permaloso, ma sto notando che ultimamente, comunque spesso, ci sono dei commenti del tipo che poi alcuni vengono censurati in automatico dal sistema, che dicono gioco fa schifo, non sei capace, gioco fa schifo. Allora voglio dire che da adesso in poi tutti quei commenti che non saranno critiche costruttive, ma saranno critiche cattive, oppure commenti stupidi sulla mia voce, sul mio modo di fare, all'utente verrà data una seconda possibilità, dopodiché verrà bannato. Il ban non significa che l'utente non accederà più al canale, ci accederà normalissimo, ma non verranno più mostrati gli altri commenti. Questa è una decisione su cui sono inamovibile. Semplicemente non perché sono una censura da Nord Corea, ma perché voglio stare tranquillo. La seconda cosa vorrei chiedere alle persone che mettono il non mi piace ai video di tenere conto di una cosa però, prima di mettere il non mi piace. Il non mi piace non è inteso il gioco non mi piace, ma il contenuto non mi piace e c'è una notevole differenza. Significa che i video che hanno il mi piace significa che a YouTube viene notificato, guarda, l'utente ha fatto un bel video, ha fatto qualcosa di utile alla community. Il non mi piace è questo contenuto non deve essere su YouTube, il content creator non sta lavorando bene. Quindi calcolate che il non mi piace su un gioco che non vi piace, ma se voi amate il servizio che porto, cioè quello di conoscere giochi nuovi, e il lunedì vi capita un gioco che non è nella vostra corda e non vi piace, il non mi piace non aiuta il canale. Quindi voglio solo fare questa specifica, insomma. Così come vorrei anche sottolineare che, e sicuramente lui sa di che sto parlando di lui, che se i giochi che io porto fanno tutti schifo per questa persona o queste persone, perché sono più di una, possono anche andare su altri canali, nel senso ce ne sono tantissimi e io ne seguo a mia volta, non per copiare ovviamente, ma sto notando che ci sono canali che avevano molti meno iscritti di Indie Gameplay Ita e attualmente hanno avuto un ratio di crescita altissimo e nel giro di due mesi hanno doppiato i numeri del mio canale, ma non mi interessa. Cioè io faccio le cose a modo mio e mi rendo conto di fare le cose a modo mio, le cose diciamo che mi danno più soddisfazione quando le faccio volentieri e le faccio preso dall'ispirazione. Infatti voi direte, stai registrando già video fino a fine dicembre e quindi è roba già vecchia? In realtà no, perché quando io non registro ho ancora più ispirazione e mi viene di dire guarda, sto giocando sto gioco, voglio portarlo perché voglio raccontarlo e quindi ci metterò un po' più di amore nel raccontare. Quindi questo è una sorta di riassunto di quello che è questo fine anno in cui io sto lavorando per portarvi sempre più giochi nuovi. Sono un po' indeciso su come proseguire, nel senso che far più video, quindi uno al giorno, sarebbe uno sforzo enorme per me, ma mi consentirebbe di coprire più roba. Attendo anche un vostro parere, insomma un consiglio, e poi qualcuno potrebbe anche dirmi però tu fai sempre video quando ti criticano. No,
Io semplicemente è un po' che ci rimugino su questa cosa, però avere i commenti di gente che dice il gioco non mi è piaciuto perché, il gioco mi è piaciuto perché, è ok. Il gioco è il commento del tipo non sai giocare oppure un'altra cagata che porti, è anche una mancanza di rispetto per gli sviluppatori, perché io porto indie che valuto e quando li valuto eccessivamente trash o eccessivamente realizzati in modo svogliato, non li porto. Io ho tanti giochi che non ho mai portato. Ho giochi richiesti anche nel 2015-2016 e non sono mai stati portati per dei motivi precisi. Quindi i giochi che porto sono giochi che secondo me sono meritevoli. È ovvio, che alcuni giochi costano tanto. Io porto sempre rispetto per gli sviluppatori, avranno un motivo per cui hanno chiesto quel prezzo, avranno avuto dei costi. E questo non posso saperlo, non sono dati che ho in mano io. Però, ecco, valutate sempre quello. E poi pare che magari a qualcuno poi dia fastidio che io ho i giochi e che a me piace tutto e che devo parlarne bene. No, io sono assolutamente imparziale. A me mandano dei giochi spesso anche a tradimento, mi dicono tienila, ok, non me l'hai chiesto, tienila, ecco, adesso fai il video. Capita anche questo. E a me piace tutto. No, io sono una persona a cui piacciono tante cose e sono una persona molto volubile. C'è il periodo in cui nella mia vita ho passato tre quarti della mia vita a odiare Star Trek perché lo guardava mio padre e mi faceva schifo. Mi sono appassionato a Mass Effect, ho cercato qualcosa che assomigliasse a Mass Effect da guardare e sono diventato probabilmente uno dei maggiori fan della mia provincia perché ho visto tutte le 23 stagioni due volte. Quindi, nel giro di 9 anni, quindi a me piacciono tante cose, che si parli di Stellaris, che si parli del mining, che si parla di avventure grafiche, che si parli del simulatore di eventi medievali, sia della prigione, di My Summer Car su cui ho passato 150 ore, c'è gente che magari non comprende perché mi piaccia, ma a me piacciono, insomma, che devo dirvi. E devo sempre fare molta attenzione a non concentrarmi solo su un genere per non, diciamo, scontentare qualcuno. Però, onestamente, fino a un certo punto, perché il canale è un intrattenimento, è una passione, non ci guadagno praticamente nulla. Vi dico solo che forse nel giro di quest'anno con le entrate del canale ho pagato forse due bollette della corrente. Quindi è tutto a fondo perso, assolutamente. L'investimento del microfono, l'asta del microfono, gli altri investimenti che ho fatto sono tutti fine a se stessi messi di tasca mia. Quindi io mi sono messo niente, insomma, come obiettivo di fornire un servizio che è gratuito. Ringrazio anche chi comunque si sta abbonando al canale YouTube da anni ormai, con una donazione da 1,99 euro, che non è assolutamente richiesta da nessuno, ma vi ringrazio di cuore perché veramente mi fanno sentire comunque apprezzato e di portare un servizio che è utile a qualcuno. E poi che altro dire? Potrebbe essere che prossimamente io porti altre cose oltre agli indie, nel senso che come ho portato Final Fantasy, che mi sta piacendo, dovesse piacermi ancora di più, magari porterò qualche speciale che qualcuno avrà piacere a vedere. È così, ragazzi. Io vi chiedo solo di essere più comprensivi per quanto riguarda i non mi piace e di essere sempre educati nei commenti. Perché vorrei stare un po' tranquillo anch'io, insomma. E la community è piccola, ci si conosce un po' tutti, rispondo sempre ai commenti. C'è anche il buon Ibu90 che mi sta aiutando con il Discord. Adesso lui si occupa di postare le news. Cioè, è tutta una cosa fatta per passione. Anche lui mi sta aiutando, non è che viene pagato, insomma, quindi niente. E poi ora ho intenzione di lasciare la parola a voi perché di giochi ne sono usciti tanti davvero molto particolari, molto belli. Ne usciranno ancora nel corso di dicembre. Vedrò di fare una copertura nel caso in cui dovessi pianificare già tutti i video fino a fine anno. Dovesse uscire qualcos'altro, troverete dei video speciali. E nel corso dei giorni non programmati già da altri video. E poi per l'anno prossimo vedremo un attimino, anche in base ai vostri consigli che mi lascerete qua sotto nei commenti, se vi va. Io con questo vi saluto, vi abbraccio tutti e a sto punto dirvi buone feste, no, perché vi farò un altro video quando saremo a metà dicembre. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ciao.